Buonasera a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento con SOS Gaia, il pianeta vivo. Oggi entriamo nel magico mondo dei ricci. È un mondo veramente magico, per chi ha avuto a che fare con loro capisce cosa intendo. E ne parliamo con Massimo Vacchetta, responsabile del centro Recupero Ricci di Novello, provincia di Ciao. Cuneo. Ciao, benvenuto. Ne parliamo con Cristina Dente, volontaria del Centro Recupero Ricci, benvenuta. Ciao. E abbiamo qui anche Gilda Paolicchi di SOS Gaia Asti. Ciao a tutti. Allora, entriamo in questo magico mondo dei ricci parlando proprio come è nata questa esperienza. Tu hai messo in piedi questo centro e sicuramente arriva da una bella storia. Lo so perché ho già avuto modo di conoscerla. Racconta. Sì, faccio una piccola premessa. Io sono un veterinario specializzato sui bovini e ho lavorato praticamente per 20 anni in questo settore. E poi a un certo punto della mia vita mi sono trovato così, un po' in crisi. Ero sui 40 anni e ho deciso così di collaborare con un collega. Questo collega è un ambulatore di piccoli animali e tutto avviene in un weekend, in una sera. Praticamente lui mi lascia sostituirlo per questo weekend e prima di salutarmi mi dice: vieni che ti faccio vedere che c'è un ospite particolare nella sala degenze. E allora ricordo questo ricordo vivido di questo scaffale di acciaio sul quale era appoggiata una scatolina da scarpe. E allora mi apre questa scatolina, c'erano tutti questi truccioli, e da questi truccioli è uscito fuori un cucciolo di riccio, un riccio cucciolo Piccolissimo qui. piccolissimo, 25 grammi pesava, ed era un riccio probabilmente nato proprio da pochi giorni. E da lì è nato questo amore sfrenato per queste creature, perché mi Ti ha sono cambiato la innamorato, vita. sì, mi sono innamorato a prima vista di loro. E quindi è iniziato tutto un percorso che non è solo un percorso fisico di salvataggio di questo riccio, ma è stato anche un percorso dell'anima, no? Immagino. Dell'uomo che si era trovato a un certo punto della vita smarrito anche nei valori, no? Per cui è tutto un percorso che mi porta a recuperare i valori veri della vita. Sì, ti capisco perché a molti è successo di trovare un animale particolare sul suo cammino e che gli ha cambiato veramente l'esistenza. Ti fanno riflettere, ti portano a considerare una realtà molto più ampia, no? Da un punto di vista diverso. Assolutamente sì, io ero come molti di noi, così avevo delle convinzioni che la felicità potesse essere basata sulle cose materiali. Invece mi sono reso conto che proprio della convivenza con questa creaturina, che tra l'altro era un cucciolo appunto lattante, dovevo allattarlo ogni 2 ore, quindi mi aveva imposto un ritmo di vita veramente frenetico, però mi faceva vedere le cose belle della vita, no? Certo. Mi faceva fermare per un attimo ad apprezzare la vita nella sua, nella, la bellezza della vita nella sua immediatezza e semplicità. Cioè, Esatto. questo riccio chiedeva soltanto di prendere il latte, dormire, e tra l'altro aveva delle cose pazzesche, coinvolgenti, perché quando prendeva il Ah, latte si che addormentava in meraviglia. mano. E io ho queste manone da bovino, veterinario da bovino, quindi abituato a Certo. maneggiare queste creature di 400-500 kg, e mi trovavo con questa creaturina piccolissima che aveva questo duplice così aspetto, no? Sì. Sembrava fragilissima, ma invece aveva una vitalità straordinaria, e questa Straordinario. vitalità mi ha contagiato, Ti capisco. veramente. Andiamo con un filmato. Massimo ci ha lasciato dei filmati, noi li abbiamo montati insieme e quindi andiamo con un filmato sui ricci del centro Recupero Ricci. Thank you.
Sono deliziosi, veramente deliziosi. Introduciamo anche la volontaria. Allora, Cristina, tu fai la volontaria da quanto tempo in questo centro? Da qualche mese, da maggio più o meno, faccio, diciamo, la portavoce di questo gruppo di volontari che ogni Siete in parecchi? tanto siamo in parecchi, ogni tanto cambiamo un po' perché logicamente in quanto volontariato Certo. ogni tanto ci sono degli impegni personali che portano magari a E con me questa tua doverlo. scelta? Cos'è che ti ha Ma allora, io spinto? ho letto il libro di Massimo e poi l'ho conosciuto e da lì, insomma, mi sono innamorata dei Delici. ricci e ho visto che c'è tantissimo da fare e c'è sempre bisogno appunto di nuovi volontari perché ci sono veramente tantissime cose da fare, non solo cose quotidiane, quindi la pulizia delle gabbiette, la Certo. somministrazione del cibo, ma anche curarsi della pagina Facebook, delle feste natalizie che facciamo, insomma, c'è veramente tanto da fare. Ok, qui abbiamo anche Gilda Paolicchi che diciamo che è merito tuo e di Elio se abbiamo conosciuto Massimo e questa realtà. In effetti io la cercavo questa realtà perché volevo saperne di più proprio perché ho una famiglia di ricci che si è insediata a casa mia, cioè in campagna. Ma tu invece fai parte di SOS Gaia ASTI e quindi le cose da fare sono sempre tante, piccioni, petizioni contro il palio, cioè Esatto, ce n'è ce n'è. finché ce ne vuole. Raccontaci qualcosa. Diciamo che tu hai citato i piccioni, i colombi, diciamo, di città, sono un po' il nostro must, nel senso che sembra che ci cerchino e quindi abbiamo avuto modo di aiutarne tanti in collaborazione con il Centro Recupero Fauna Selvatica della Lipu di Tigliole. Ci occupiamo anche di colonie feline, questo dal punto di vista così dell'assistenza e l'aiuto agli animali in difficoltà. Avete giusto, proprio fresco fresco, una famiglia di gattini che avete L'abbiamo appena in qualche sistemata, mamma e modo tre piccoli, per non accolto. separarli, perché noi non, insomma, Certo. separare le famiglie è proprio una cosa che ci fa soffrire troppo, Sì, quindi. capisco, perché viene dato per scontato che le famiglie di cani o di gatti vengano smembrate nel loro interesse, nel senso che si considera normale piazzarli di qua e di là, ma con gli umani di certo non lo si fa. Infatti. Quindi anche colonie feline, poi c'è anche SOS Gaia contro il palio, Sì, perché questo è un nostro grosso problema contro il quale è difficile lottare, però abbiamo fatto quello che abbiamo potuto, abbiamo scritto al sindaco, le abbiamo implorato di smettere la corsa dei cavalli. c'è una Sì. petizione. Allora, intanto parliamo un attimo anche del libro, poi ne parleremo più diffusamente dopo la pubblicità, ma questo libro, 25 grammi di felicità, è proprio, racconta l'esperienza di Massimo Vacchetta alle prese con questa riccia che poi si chiama Ninna, vero? La Ninna, ecco perché il centro recupero ricci si chiama La Ninna, l'hai chiamata così. Va bene, allora ne parliamo dopo la pubblicità. Dicevamo, 25 grammi di felicità. Massimo, raccontaci com'è nato questo libro. Allora, è nato con una bella coincidenza con quell'incontro di questa giornalista, scrittrice Antonella Tomaselli, che aveva scritto un articolo per me su Confidenze tra amiche, che aveva raccontato la storia di Ninna, questo riccio di cui ti ho anticipato, questa ricetta cucciola che mi ha letteralmente cambiato la vita. E avevamo pensato così, dopo questo articolo molto carino che lei aveva scritto su Confidenze, avevamo pensato di scrivere questo libro, ma poi era rimasto tutto un po' nel limbo. E dopo un mese è arrivata la proposta di Sperling & Kuffer. Beh, Eh sì, importante, loro avevano letto la mia storia sulla stampa. E quindi era piaciuta e allora mi hanno telefonato chiedendomi se avevo intenzione di scrivere questo libro. E insomma, immediatamente la risposta fu certo, immagino. Anche perché affermativa. nel libro si trovano un sacco di dati utili anche, no? Oltre Allora. che la Sì, storia. allora questo libro intanto devo dire e ringraziare Antonella Tomaselli che ha scritto lei questa storia dietro la mia narrazione, è una storia assolutamente vera, tutto quello che leggerete in questo libro è assolutamente Ci vero crediamo. ed è una storia commovente e divertente
questa amicizia che si instaura con questo piccolo riccio che ne combina di tutti i colori, assieme al veterinario che ne combina anche di tutti i colori. Ed è un bel percorso che porta un po', mi porta un po' anche a, così, a avere voglia di aiutare altre creature. Certo. Perché alla fine mi sono reso conto che c'è veramente bisogno. E io ho sempre nella mia vita amato la natura e gli animali, però non mi sono mai così posto il problema di come, cosa fare per aiutare. Invece questo cuccioletto mi ha come preso per mano, mi ha strattonato, mi ha detto: ehi, vieni a dare una mano a queste, ai miei simili, certo, che hanno bisogno. E quindi perché... hai messo in piedi questo centro. E quindi praticamente dopo un anno, non vi anticipo la fine, non vi racconto tutto il libro, altrimenti poi non lo leggete, ha un bel finale, assolutamente sì, ma una delle, diciamo, delle cose che emergono a questo libro è poi la, così, la voglia di aprire questo centro Ricci. Quindi 3 anni e mezzo fa mettiamo su questo centro, in collaborazione naturalmente io contattai questo, il direttore del CRAS di Cuneo, Remigio Luciano, il mitico, il nostro patriarca, è stato anche in trasmissione, sì, Luciano Remigio, e lui mi accorse con grande affetto e anche con grande entusiasmo, e qui iniziò la nostra avventura. E devo dire che da allora sono arrivati tantissimi ricci e ho potuto constatare quali sono le grosse problematiche, ecco, che devono affrontare queste creature, soprattutto problematiche create dall'interazione con gli umani. Mm. Ecco, parliamo anche di questo, perché io sono particolarmente interessata, in quanto, come dicevo prima, una famiglia di ricci che sta crescendo, si è installata in campagna dove vivo metà della mia vita. E, posso farti un po' di domande che magari servono anche ad altri, perché anche altri hanno questi problemi. Ad esempio, conviene fargli delle casette o è meglio che, se loro hanno una tana, è meglio lasciarli nella loro tana? Allora, innanzitutto i ricci, come posso dirti, amano moltissimo una vita naturale. È bene fargli delle casette, per carità. E diciamo che è meglio, secondo me, lasciargli l'habitat. Siccome con l'avvento della monocoltura, con la, così, la cementificazione che avanza, noi abbiamo spazzato via l'habitat ideale dei ricci di molte altre specie, che è costituito da boschetti, prati e cespugli. I ricci in realtà amano stare sotto i cespugli per difendersi, proteggersi e poi cacciare nei prati. E quindi se noi riusciamo in qualche modo a aprire i nostri giardini e creare delle condizioni più o meno ideali per loro, è meglio. È meglio. Intendo per esempio lasciare appunto le siepi, lasciare l'erba un po' alta, certo, con la fioritura, lasciare delle catastine di legno, dei cumuli di foglie. Naturalmente, certo, fare delle casette è sempre utile, anche con dei bancali, perché loro amano moltissimo scavare un po' nel terreno e poi circondarsi di foglie. Il contatto col terreno per loro è molto importante. Il cibo. Di solito do quello che do ai gatti, perché vedo che lo mangiano molto volentieri. Sì, allora, in effetti i ricci sono insettivori, onnivori, insettivori, quindi mangiano soprattutto scarafaggi, millepiedi, forcelline. Quando non riescono a trovare questo cibo qua, queste prede qua, si nutrono anche di lumache e lumaconi, ma marginalmente. Quindi, se uno dà delle crocchette per gattini, pollo, manzo, sono anche assolutamente cibo adatte. Umido, sì, anche cibo umido per gatti, le scatolette vanno benissimo. Tieni presente che, tengo a precisare questa cosa, molti sono contro dar da mangiare ai selvatici, però dobbiamo dire che ormai i ricci sono veramente quasi antropizzati, perché vivono a ridosso, non vivono nei boschi, ma vivono proprio a ridosso degli insediamenti umani. Quindi perché trovano protezione, trovano l'acqua, trovano il cibo. Quindi è importante, se vogliamo salvarli, perché è una specie a rischio di estinzione, dobbiamo cercare di dare una mano. Quindi da una parte dobbiamo mantenere un po' di ambiente naturale attorno alle nostre case, che è una cosa che fa molto bene anche a noi, lasciare gli alberi, lasciare gli arbusti, non questi giardini sterili con l'erba alta così, che non è, è ostile da a noi non, qualunque non tipo c'è di... questo rischio. Ecco, e quando vanno in letargo, cosa succede esattamente e qual è il periodo? Allora, questo è il periodo del letargo, cioè in tardo autunno i ricci hanno questo meccanismo che li aiuta a passare la stagione ostile, una stagione ostile non tanto per quanto riguarda la temperatura, ma per la mancanza di cibo.
Quindi loro a novembre si addormentano, rallentano tutte le funzioni fisiologiche, il battito, la frequenza respiratoria, si addormentano in questi nidi, in questi cumuli di foglie oppure sotto le catastine di legno. Però dovranno mangiare, no? In qualche modo. Allora, durante il letargo dormono, hanno un sonno profondissimo, se così lo possiamo definire, ma è proprio quasi, penso che il battito cardiaco rallenta fino a pochissimi battiti al minuto, da 200, e anche gli altri respiratori, per cui si svegliano pochissime volte durante l'inverno, e questo serve per economizzare l'energia, quindi il minimo dispendio di energia. Naturalmente loro per andare in letargo devono raggiungere un certo peso, altrimenti non riescono a passare alla fase critica. Quindi, così come linee guida, si è indicato un peso attorno ai 600 grammi per poter passare con tranquillità questa stagione. Ti dico questo perché noi abbiamo in questo periodo moltissimi cuccioli ancora che sono reduci da una stagione di siccità bestiale, ma sono figli di una cucciolata tardiva, la seconda cucciolata. Normalmente, prima che ci fosse questo surriscaldamento globale, gli selvatici, i ricci, partorivano in primavera solo, mentre invece adesso partoriscono anche a fine agosto e a settembre, per cui abbiamo tutti questi cuccioletti piccolissimi, esatto, ed è questo che possiamo fare, aiutare dando del cibo e monitorandoli, perché per esempio se noi trovassimo in questa stagione un cuccioletto sotto i 400 grammi, è bene prenderlo o comunque contattare un centro e valutare se prenderlo, perché verosimilmente è un peso troppo basso per poter passare l'inverno. Naturalmente lasciare sempre quella ciotola di acqua e crocchette è utilissima, perché comunque loro riescono, molti di loro che magari non hanno un peso borderline possono comunque riuscire a farcela, se un ricetto di 500 grammi può ancora farcela. Quindi adesso voi nel vostro centro quanti ne avete? Noi abbiamo oltre 70 ricci, ma ne abbiamo curati tantissimi quest'anno, sono raddoppiati. Anche perché mi dicevi che avete dei disabili, dei ricci disabili, curate anche i disabili. Sì. Abbiamo, non è facile, immagino. Noi non pratichiamo l'eutanasia perché pensiamo che la vita sia preziosa e noi cerchiamo di garantire una vita carina a questi animali, e abbiamo ricci, per esempio, non so, abbiamo molti casi anche tra l'altro commoventi, per esempio abbiamo Musetta, che è una ricetta che è stata il cui naso è stato tranciato da un decespugliatore ed è stata molto vicina avevamo pensato di appunto di porre termine alla sua sofferenza, ma era talmente tanto vitale, aveva tanta voglia di vivere, che io non me la sono sentita. E giorno dopo giorno l'abbiamo curata fino a che ha ripreso veramente tutte le sue funzioni. Sì, naturalmente dobbiamo aiutarla un pochino a mangiare, dobbiamo assisterla, come assistiamo anche altri ricci che hanno problemi neurologici, ricci anziani, ricci mutilati, e ai quali cerchiamo appunto anche perché molti vanno sotto le macchine, poverini. Loro si appallottolano pensando di sfuggire al pericolo, ma alla macchina non sfuggi, no? Diciamo che pensa che stime fatte in Francia, ultime stime, pare che più di un milione di ricci siano, è un dato incredibile, muoiono schiacciati dalle auto. E tra l'altro potremmo salvarne moltissimi, a parte fare attenzione viaggiando piano, ma anche fermandoci, perché spesso il riccio che sta sulla strada, se non è ovviamente schiacciato, è soltanto ferito, soltanto spaventato, per cui basterebbe... Sì, perché si appallottolano... Come meccanismo di difesa, sono spaventati, quindi basta fermarsi e valutare se per esempio il riccio è ferito. Non so, per esempio, se ha del sangue al naso, se ha delle ferite, allora in questo caso va preso, bisogna usare un panno, uno straccio per non pungerci, metterlo in uno scatolone e chiamare un centro. Se invece il riccio sta bene e lo si valuta perché per esempio lo vediamo bello tonico, che fa una pallina bella tonica ed è solo spaventato, basta prenderlo e spostarlo vicino, nel prato vicino, e lasciare che lui riprenda il suo corso. Teniamo presente che non è mai bene spostare i ricci da dove vivono, perché potrebbe essere una mamma con i cuccioli, e loro sono molto territoriali, quindi conoscono tutti i loro posti, quindi è bene mai spostarli se non c'è un valido motivo. Gilda, gli animali cambiano la vita, come te l'hanno cambiata la vita? Tantissimo, devo dire che per me l'animale che mi ha cambiato la vita è stato un gatto.
perché mi sono resa conto che era una persona come me ed è stato proprio l'essere che mi ha aiutato a capire che io di fronte non avevo un giocattolo o una cosa o qualcuno con cui non potevo interagire, ma avevo una persona come me. Certo. Questo mi ha cambiato la vita, perché adesso di fronte a qualsiasi animale, dal più piccolo al più grande, l'atteggiamento è un altro. È un altro. E infatti è incredibile quello che riescono a trasmettere gli animali. Aprono un mondo fatto di magia, tutto sommato. Purtroppo sì, sappiamo che la maggior parte degli animali su questo pianeta a contatto con gli umani non se la passano bene. Però quando riescono a essere loro stessi, quando gli si dà la loro dignità, si manifestano, si rivelano creature inaspettate proprio. E non perché siano più... A volte si pensa che magari questa gioia di vivere che hanno gli animali sia dovuta al fatto che sono semplici, quindi inferiori. Io direi che è esattamente il contrario, che probabilmente hanno una saggezza che gli umani hanno perso in questo momento storico. Ok, abbiamo alcune cose da segnalare. Intanto, come si arriva al centro Recupero Ricci? Diamo qualche coordinata. Beh, noi siamo praticamente a Novello, in provincia di Cuneo, vicino a Barolo, quindi una zona del vino molto conosciuta. Ottimo, e, sì. non guasta. Sì. E quindi come ci si arriva da voi? C'è un sito? Abbiamo un sito? Ok, noi abbiamo questo sito, la pagina di Facebook, che è molto seguita, basta digitare Centro Recupero Ricci La Ninna, e viene fuori questa videata. Esatto. Poi non potete sbagliarvi, perché si abbiamo... può visitare quando dovete chiamare, anche perché noi in pratica siamo poco, non siamo come uno zoo in realtà. Noi certo, amiamo mantenere la tranquillità degli animali, che sono ovviamente feriti, ammalati, per cui però accettiamo qualche visita. Okay. Breve, per piccoli gruppi. Poi volevo segnalare la giornata dell'ecospiritualità. Una giornata che si svolge al Parco della Mandria, all'ecovillaggio di Dreamland, ed è un'esperienza a contatto con la natura. C'è la visita al Grande Cerchio di Pietre, il Tempio dell'Ecospiritualità. Ci sarà un mercatino dell'usato dedicato agli animali assistiti da SOS Gaia. Ci sarà un momento filosofico tenuto da Giancarlo Barbadoro che parlerà della musica del vuoto, dell'antico sciamanesimo druidico. E poi ci sarà proprio una sperimentazione di questa musica, una meditazione con la musica del vuoto. Alla sera ci sarà un cineforum, quindi una giornata piena, come vedete anche dal volantino che abbiamo mostrato. Ultimissima cosa, SOS Gaia News è la nuova pubblicazione dell'associazione SOS Gaia. Dà un sacco di informazioni di vario tipo, animalista, antispecista. Potete richiederla a info@sos-gaia.org. Io credo che sia il momento di chiudere. Grazie a Massimo per il lavoro che fai, grazie di essere intervenuto, grazie a Cristina e grazie a Gilda, grazie a tutti voi, e ci vediamo alla prossima. Grazie.